A questo punto viene fuori la domanda più importante: ma di chi è la sovranità monetaria? Cioè, se è vero che le banche stampano tutti questi soldi, ma in funzione di che cosa lo possono fare se la moneta è la nostra? Allora, noi abbiamo preso semplicemente le dichiarazioni loro. Only Rehn, in risposta a un'interrogazione parlamentare di Borghezio nel 2011, dice in maniera semplice: le monete metalliche sono di proprietà degli stati e il signoraggio spetta agli stati. Questo è chiaro, quindi noi siamo sovrani sulle monete metalliche. Poi però sulle banconote è un po' più evasivo, perché sa che lì pesta dei campi che sono un po' più complicati. Dice che la proprietà è dell'eurosistema, non dice la BCE, non dice le banche centrali nazionali, dice l'eurosistema in generale, che è la somma delle banche centrali e di tutte le banche centrali nazionali. E poi dice un'altra cosa fuorviante, che il signoraggio spetta all'eurosistema. Poi noi andiamo a scavare e scopriamo una cosa straordinaria, che in realtà l'eurosistema, dopo che ha detratto tutti i suoi costi, il signoraggio lo gira allo Stato. Lo Stato italiano percepisce il signoraggio anche sulle banconote. Questa è la dimostrazione che siamo noi sovrani sulla moneta che viene emessa. Ma non lo dico io, perché lo dice, sì, io sarei l'ultimo che prova ad infilarsi in questa discussione. Lo dice la Banca d'Italia. Andate sul sito, battete signoraggio Banca d'Italia e vi spiegano di chi è la proprietà della moneta e di chi è il signoraggio. Oggi il signoraggio, dice la Banca d'Italia, viene percepito in prima battuta dalle banche centrali, le quali tuttavia lo riversano poi agli stati titolari della sovranità monetaria. Siamo noi i proprietari della moneta. Ma questo bastava vedere le monete che ci abbiamo in tasca. Se ciascuno di voi ha una lente di ingrandimento e ingrandisce le monete che abbiamo in tasca, noi non abbiamo monete in euro, abbiamo monete in euro italiano, in euro tedesco, in euro francese, in euro spagnolo. L'italiano lo riconoscete perché c'è sempre una R con I, che significa Repubblica Italiana, siamo noi. Quindi l'euro non è una moneta unica, ma è la somma di tante monete nazionali che hanno lo stesso rapporto di cambio e la stessa unità di misura. Ma gli euro sono tutti diversi, tant'è che Olli Rehn, quando diceva la proprietà è degli stati, non ha detto della somma degli stati, ma di ciascuno stato. Ma la riprova, se qualcuno non l'avesse ancora compreso, è che ci sono stati in Europa che stampano monete metalliche superiori a 2 euro che hanno validità sul loro territorio, per cui questa è la dimostrazione lampante che sono sovrani sul proprio territorio. Noi siamo l'unico paese in Europa che questa operazione non la fa. Non so perché. La nostra proposta, ad esempio, che lo Stato italiano, se dicesse alla BCE: guarda, noi vorremmo coniare 5 miliardi di monetine metalliche da 10 euro per il terremoto, per la ricostruzione, io voglio vedere che cosa gli rispondono. Cioè, noi dobbiamo chiedere quello che ci spetta. Allora, ci siamo posti il problema di chi è la sovranità monetaria, come fa lo Stato ad esercitarla? Allora, sicuramente non può emettere banconote, perché è di competenza della BCE, in base all'articolo abbiamo visto, ma può, abbiamo visto, coniare monete metalliche superiori a 2 euro, può coniare biglietti di Stato, perché non sta scritto da nessuna parte che è vietato, e quello che non è vietato è permesso. Poi può fare moneta elettronica, basterebbe avere una banca pubblica, che purtroppo non abbiamo più, ma non ci vuole molto a fare un sistema di banche pubbliche. E ricordatevi che attualmente le banche pubbliche e private ricevono prestiti dalla BCE a meno 0,4%, meno 0,4%, quando noi siamo costretti a emettere titoli di Stato ed indebitarci a interessi sicuramente superiori. Ma per ultimo esistono le monete fiscali, che ovviamente non posso trattare in questa sede, ma sono comunque titoli che hanno valenza per il pagamento delle tasse, quindi essendo una moneta che fa affidamento sulla sovranità fiscale, che è oggi comunque sicuramente dello Stato, non hanno nessun problema ad essere emessi. Ma vi ricordo che lo Stato emette già dei soldi, perché noi non riusciamo a collegare le due cose. Lo Stato, quando emette titoli di Stato, che fine fanno questi titoli? I titoli normalmente vengono comprati, nella maggior parte dei casi, da istituzioni finanziarie e banche, i quali li usano come sottostante per creare moneta elettronica bancaria. Quindi lo Stato, con le sue emissioni di titoli di Stato, permette al sistema privato di creare soldi elettronici dal nulla, che permettono di circolare nel sistema. Ma perché non li facciamo direttamente noi? L'altra cosa, l'ultima, poi chiudo,
È stata fatta da parte di un giornalista svedese che l'avrei baciato, una domanda straordinaria a Mario Draghi all'ultima conferenza. Gli è stato chiesto: la BCE può mai finire i soldi? E Draghi, se vi guardate il video su internet, è spettacolare, perché è imbarazzato, non sa che cavolo rispondere, cioè ha una faccia che veramente dice tutto. Comunque lui risponde: beh, tecnicamente no, non possono finire i soldi, quindi abbiamo ampie risorse per far fronte a tutte le nostre emergenze. Ma ce lo dicono pure! Cioè, le nostre emergenze sono banche e mercati finanziari? Perché emettono soldi solo per quello e non per i terremoti, per le alluvioni e per la ricostruzione? Noi dobbiamo pretendere ciò che è nostro, non quello che non è nostro. Alla fine è semplice, la campagna si chiama Quantitative Easing for People. Fate il quantitative easing, perché non lo fate anche per i cittadini invece che per le banche e i mercati finanziari? Si può fare semplicemente denaro ai cittadini oppure denaro agli stati, quindi non prestato, ricordatelo, non cadete nel tranello, perché vi dicono: ah, non si può fare perché l'articolo 123 del trattato vieta i prestiti. Vieta i prestiti, ma non le cessioni di denaro a credito. Quindi lo Stato prende questi soldi, aumenta le spese e riduce le tasse, e i soldi ai cittadini ci arrivano lo stesso. Perché non lo fanno? Perché a loro non interessa l'economia reale, interessa solo l'economia finanziaria. Questo è il motivo per cui, diceva Nino, l'economia finanziaria è diventata 4 milioni di miliardi di dollari.